Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Food. Benvenuti in un nuovo Squad Builder con protagonisti Mbappé base, Pelé. Mi ha detto un Pelé, però ho messo i Baby, forse l'avrà trovato nell'icon Baby o Middle, non lo so. Diego Carlos, Tonali, nella versione Moments, e Insigne. Budget esclusi questi giocatori di 650-640 mila crediti. Il totale del budget di questa squadra sarà di circa 6 milioni e 200 mila crediti, perché ovviamente Pelé e Mbappé fanno lievitare tantissimo il prezzo, in quanto Tonali non ha prezzo, è una carta disponibile tramite obiettivi ancora per poco. Però prima di iniziare questo video, questa squadra, per lasciare un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E se vi va, andate a mettere un follower al canale Twitch, link qui in descrizione, dove andrò in live anche stasera. Però in linea di massima di solito vado alle 21, ma stasera andrò alle 18.45, spero di farcela. E quindi andate a seguire il canale Twitch per le live. La squadra non sarà con un 4-4-2 iniziale, ma un 4-3-3, giusto per non darvi l'idea del modulo iniziale. I giocatori per me saranno posizionati in questo modo: Insigne alla sinistra, Tonali come centrocampista, Pelé come centrocampista, Mbappé come centrocampista, Pelé come centrocampista al momento, perché ci consente di ibridare tutta la squadra, perché ci consente di dare linee a destra e a sinistra a non finire, ci consente di dare 5 linee almeno arancioni, ed è una cosa che a centrocampo serve tantissimo. Come portiere possiamo metterci un po' chi vogliamo, ho voluto scegliere Courtois perché secondo me è un portiere affidabile, ma possiamo metterci un Neto, quello un po' che vogliamo. Come difensore centrale, l'immancabile Varane. Ovviamente io sono un Varane dipendente, nel Squad Builder vedete un sacco Varane perché è uno dei difensori più meta che si possa trovare quest'anno, è uno dei più forti in assoluto. Lui, Gomez sono strautilizzati, stra mega consigliati. E ovviamente come stra mega consigliato Mendy. Anche se volete sapere proprio la mia, al netto Mendy non mi ha convinto quanto Robertson. Robertson sì, più lento, però aveva più fase difensiva, riusciva a tenere meglio la marcatura, stava più in difesa, insomma. Ci sono delle differenze, poi ovviamente dipende dal nostro stile di gioco e come lo usiamo quel terzino. Se il terzino Mendy lo usiamo di spinta non è il massimo, se lo usiamo molto più per difendere allora possiamo ritenerci più che soddisfatti. Come terzino destro bisogna metterci un terzino destro che aiuti Mbappé ad aver intesa. Io ho voluto scegliere un Florenzi, possiamo metterci One to Watch o la versione informe uguale. Florenzi che è non veloce come Mendy, ma ha più qualità difensive ed è più completo nel generico. E questa è una cosa assolutamente positiva a parer mio. In attacco, come attaccante, come esterno, possiamo metterci veramente chi vogliamo. L'importante è che l'ala abbia la linea verde. Io ci voglio mettere un Porto nella sua versione Europa League Live. Sembra davvero uno dei migliori esterni destri, a parte Messi, vabbè. Però Messi io lo sposterei sinceramente più come attaccante o COC e non come esterno puro. Porto è come attaccante, che non è proprio un attaccante, si tratta di Llorente nella versione in form e non la versione 84 Rule Breakers, che sarebbe nettamente più consigliata come ruolo perché costa di più. Quindi diciamo che vado a mettere Llorente, che comunque mantiene le sue buonissime qualità. Come modulo iniziale 4-3-3, ma ovviamente con questi non possiamo giocare così, quindi ci vado a mettere un 4-4-2 con Porto esterno a destra o a sinistra, poi dipende un po' dal nostro stile di gioco, Mbappé e Pelé in attacco, Llorente e Tonali come centrocampisti. Abbiamo due centrocampisti che sanno quello che fanno, sono abbastanza completi e ciò mi piace, hanno buoni passaggi, buona difesa e buon fisico, non gli manca nemmeno un pizzico di tiro, con velocità comunque molto interessante. Insigne e Porto sono veloci e hanno almeno un minimo di dribbling. Porto secondo me ha più anche resistenza, lo vediamo immediatamente, anzi secondo me ha più resistenza, infatti 94 resistenza, quindi possiamo fare affidamento molto sulle sue cavalcate sulla fascia destra. Insigne purtroppo è buono ma ha i suoi limiti. Mbappé lo conosciamo, Pelé ovviamente, cosa vogliamo dire di Pelé. Mendy e Florenzi gli mettiamo una bella tattica di resta dietro in attacco, perché non devono spingersi troppo in attacco, abbiamo già gli esterni che spingeranno molto. I centrocampisti gli mettiamo una copertura al centro con magari, in questo caso è davvero difficile scegliere chi deve restare un po' più dietro,
li facevamo mettere un equilibrato da entrambi per sicurezza, e nel caso degli attaccanti Pelé lo facciamo un po' rientrare in centrocampo, magari mettendogli un falso 9, a Mbappé inserisciti alle spalle che riesce a sfruttare a meglio la sua velocità e il suo dribbling. Il portiere, ripeto, è veramente soggettivo, voluto metterci Courtois per una maggiore sicurezza, ma potete metterci tranquillamente un netto e risparmiare ancora di più. Vi faccio vedere il prezzo totale della squadra al netto, togliendo tutti i giocatori non scambiabili che mi sono stati riferiti, di 6 milioni e 53 mila crediti. Ovviamente mettendo Courtois arriva a 6 milioni 100 e qualcosa. Facciamo un massimo di 6 milioni 200 per questa squadra. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa squadra. Se siete d'accordo o meno con me, lasciate un mi piace, un non mi piace se siete in disaccordo. Commentate le vostre scelte e specificate le vostre motivazioni. In descrizione troverete link ai nostri social, tutto quanto troverete qui in descrizione. E se vi va, appunto, iscrivetevi e mettete un follower al canale Twitch. Qui è Gilly Sport, vi saluta e vi ringrazio. Ciao belli!